Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video news riguardante PS4 e Uncharted. Allora, come sapete tutti, siamo in PS4, siamo nell'aggiornamento 3.15 e quindi comunque la cosa sta a significare che ce ne saranno altri, ovviamente, no? Non è che ci fermiamo al 3.15 e rimaniamo lì. E quindi, indagando un po' su internet, ho scoperto che c'è una versione beta di un nuovo aggiornamento che si chiama Musashi o 3.50, se vogliamo chiamarlo in numeri, insomma, no? Se magari ci piacciono di più i numeri invece che il nome in se stesso. Vi lascerò il link in descrizione di questa pagina e così potete andare a vedere tranquillamente da soli. Allora, come state vedendo, l'aggiornamento si chiama, come ho già detto adesso, 3.50. Cosa porta questo aggiornamento? Porta le notifiche amici, che finora non c'era. Mi sembra una cosa abbastanza buona, così possiamo impicciarci dei cazzi dell'altri quando entrano e quando escono dall'online, quindi è abbastanza buona, no, a parte scherzi. Poi abbiamo lo status offline. Lo status offline, come state leggendo qui, comunque se siamo online e non vogliamo farci rompere i coglioni da qualcuno, c'è questo status offline che ci permette di restare anonimi, no? Poi che cosa abbiamo? Abbiamo organizzazione degli eventi. Organizzazione degli eventi è fare tipo un evento programmato per un tot giorno, per un tot ora, e automaticamente quel giorno a quell'ora, in qualunque gioco noi siamo, la play ci porterà direttamente su quell'evento. Se è un evento di GTA, ci porterà sull'evento di GTA in quel giorno e a quell'ora, e quindi ci potrà far riunire ai nostri amici. Che cosa abbiamo in più? Abbiamo il remote play, che già lo abbiamo, però magari è ancora più complesso. Come state vedendo, sarà possibile giocare in remote play, quindi sarà un po' più complesso. In più avremo Daily Motion, che è la piattaforma che mancava, insomma, no? Quindi abbiamo qualcosa in più. Poi per provare questa beta dovrete andare sul sito, non so se farete ancora in tempo a provarla, però andate sul sito e vedete. Allora, Uncharted 4 invece, sapete tutti che aveva rilasciato una beta che potevano avere solo chi aveva comprato Uncharted Collection. Invece dal 4 al 6 marzo di questo mese la possiamo scaricare nello store italiano. Io invece sono andato nello store americano e già la sto scaricando ora questa beta, per poterla giocare nel momento in cui arriverà proprio, sarà possibile giocarla in Italia. Come state vedendo, io do il download e vado a scaricare la beta. Allora, in Italia sarà scaricabile dal 4 al 6, però io, siccome c'ho un po' una connessione di merda, perderei delle ore di gioco, o comunque perderei tempo di gioco, e quindi la sto scaricando in anticipo, però potrò cominciare a giocarla il 4. E avrete due versioni da scegliere, la single player e la multiplayer, quindi fate voi, insomma. E basterà creare solo un account Stati Uniti o Regno Unito. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.